È stata donata all'ASP di Palermo l'ambulanza del sogno. Di che cosa si tratta? È un'iniziativa di grande pregio perché consente finalmente, io dico finalmente, a chi purtroppo si trova in una condizione di terminalità, che poi rappresenta il 99% dei nostri pazienti che assistiamo a livello domiciliare, la possibilità, come dicevo, di esaudire un desiderio, cioè di uscire un attimo fuori dalla propria casa e di appagarsi attraverso un bel panorama, un bel gelato, qualcosa che gli piaccia sostanzialmente. Questo ovviamente grazie all'iniziativa del gruppo dirigente della ASP, la dottoressa Di Silvestri e il dottore Garofalo, che hanno creduto fortemente in questa iniziativa da grandissimo significato etico. Perché andare incontro a chi soffre in un momento così drammatico e porsi come problema, dare un attimo di respiro, di felicità, di soddisfazione a chi si trova in quelle condizioni è veramente meritevole, di un piccolo premio, un premio morale se vogliamo, ma bisogna riconoscerlo. Una bellissima iniziativa che noi come SAMO abbiamo fortemente sposato. Pur non nascondendo le complessità che la stessa iniziativa comporterà. Perché i Infatti, pazienti verranno spostati con tutta un'equipe in tutta sicurezza. appunto, stiamo lavorando per dare quella sicurezza di cui lei parla in questo momento, che è una sicurezza da tanti punti di vista, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista giuridico.